Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e benvenuti a questa tredicesima puntata di Minecraft con Modpack Vaults. Bene, facciamo questa apertura con lo sgranocchiamento di una mela. Ecco, ci eravamo lasciati alla cottura dei minerali attraverso l'assembly line. Bene, io qua ho smontato tutto quanto per farvi vedere, diciamo, quello che è per il momento la terza puntata e ultima dell'assembly line, ma poi magari faremo una quarta più in là perché mancano due o tre cose oltre a quella che faremo oggi, e poi praticamente è conclusa, però quelle cose lì sono abbastanza avanzate, quindi magari eviterei di farle adesso. Beh, abbastanza avanzate, ci rimane semplicemente un sistema, un detector che serve praticamente a controllare quando passano i minerali e quando passano da un impulso di redstone, ma è complesso il crafting. E poi invece l'altra cosa, che invece è proprio quella, la complessità per eccellenza, è un braccio meccanico che deve essere controllato attraverso dei comandi scritti a mano. E quello comunque prima o poi lo vedremo, non è che non lo faremo. Per il momento però ci fermiamo a queste tre puntate. E in questa puntata faremo un sistema che controlla quello che passa sul tapirulan, come si chiama? Come si può chiamare? Sul convoy belt, dai, sull'assembly line, e praticamente controlla quello che passa, e quello che non gli diciamo lo sposta su altre piste, quindi possiamo dividere i vari materiali. Bene, allora vediamo. Allora, innanzitutto abbiamo bisogno dello strumento vero e proprio che effettua questo spostamento, che è il reactor. Allora, reactor, non lo so. Comunque, allora, eccolo qua, reactor. Il reactor viene posto praticamente a fianco all'assembly line, e con un pistone spinge i minerali su altre strisce. Allora, vediamo un pochettino. Allora, bisogna per craftarlo due fili isolati, ce li abbiamo, un pistone lo facciamo subito, redstone e gli steel plate. Gli steel plate si craftano con 4 lingotti di steel. Ok, allora, 4 lingotti di steel. Allora, ci servono prima di tutto quindi 2 di ferro. Sono andato anche in miniera, vi devo far vedere una cosa dopo, ragazzi. Vabbè, a parte il platino che ho trovato. Quindi nella prossima puntata. Quella specie di minerale che avevo fatto vedere nell'altra puntata, che sembrava oro, che non l'ho raccolto. E poi l'ho trovato in miniera così scavando. E non ho fatto il video perché comunque non è prezioso. E poi dico la verità, me l'ho confuso con l'oro, quindi non ci ho fatto proprio caso. Comunque è sulfur, che sarebbe zolfo, e serve più che altro per me del tastucci, dice a cosa serve, per varie armi. E questi qua, se non sbaglio, i flammable spikes, non lo so, vabbè, in inglese taichese, dovrebbero essere delle strisce da mettere per terra, e quando ci passa un animale, un mob o noi stessi, ci provoca danno. Quindi se giochiamo in multiplayer questo è davvero molto utile, perché è carino, possiamo fare delle linee di difesa, perché non so se dà danno come avvelenamento o danno al momento, non lo so. Poi si possono fare addirittura, si può fare la polvere da sparo col catch call o col call, mettendo 8 di zolfo e al centro carbone o carbonella. Quindi questo è molto utile perché già ci dà 5 di polvere da sparo, veramente utile. E poi basta, ecco, stavo vedendo altri. Ah, ecco qua sopra, stessa cosa, attraverso il salpeter, che cavolo è, che non so. Sarà il sale di Peter, Salt Peter. E praticamente questo qua non l'abbiamo ancora trovato come minerale, vedremo poi come si fa. E Karch Coal, che sarebbe il dust del carbone, della carbonella, è il dust, lo zolfo, che si trova già così in dust, non si trova, non va tritato. Bene, allora, stavamo facendo sti cazzilli. Allora, dov'è? Copper, eccolo qua, iron. 1, 2. Accendiamo il frigorifero. Dobbiamo fare il pistone, che non mi ricordo come si fa, porca vacca.
3 di legno, ferro, quindi ci vuole ancora del ferro. Io il ferro me lo devo portare tutto qui, no? Ah, abbiamo le batterie totalmente cariche, ragazzi, eh? Ovviamente si sono scaricate adesso, però sono riuscito a far caricare la batteria totalmente, vedete, magari nel frattempo vado in miniera e magari vi faccio vedere nella prossima puntata, o magari anche oggi, ma penso nella prossima puntata, come collegare più batterie insieme, quindi avere più carica. Cosa sicuramente facilissima per chi cazzeggia sempre con Minecraft, perché è una stupidaggine. Però ve lo farò vedere lo stesso. Allora, dai, dammi sti quattro, che intanto mi piglio sti quattro qui. Questo lo schiaffiamo qui, io ho l'inventario pieno. Allora, mi sa che bisogna prendere anche il carbone, che ne ho trovato un pochettino. Adesso posso sboroneggiare. Adesso voglio tutto il carbone che voglio. Poi sta a vedere quando mi serve, non ce l'ho, eh. Allora, innanzitutto, due li possiamo fare con la carbonella. Voilà. E altri due li facciamo col carbone. E io sono un cretino, perché ce ne servono 8. Quindi abbiamo un dust del ferro che lo mettiamo subito a cucinare. E poi bisogna prendere altri due di ferro che già c'ho lì. No, e altri due. Voilà. Tu cucina adesso e io vado a craft gnugnare, nananare, craft nanare, craft tralallare. Uno, due. Siamo a 6. Costa, lo steel. Allora. No, sì. E allora, oh sì, dove lo sto mettendo? 1, 2. E allora, bisogna mettere a fare altro ferro. Oh, io qua con i conti mi ci sto rincoglionendo, ragazzi, eh. Voi non mi aiutate neanche. Allora. Un grande saluto, perché ancora non ho visto tutti quanti i commenti, a Technologic Hall, che finalmente ho visto il suo primo commento. Lo saluto perché è un mio amico in real life e quindi ho voluto fare un gran salutare anche a te. Technological, perfetto. Allora. Dai, così almeno metto qua a cucinare lo steel dust. Perfetto. Sì, perché sto facendo il video, sono le 10 e mezza del mattino, immagino che tutti quanti voi o siete a scuola o state dormendo, e allora ho potuto salutare soltanto lui. Allora, vediamo un pochettino, qua questi qua non ci servono, no, chi è che sta prendendo fuoco? Pensavo che... Avevo tutto, perché sono così scemo? Ah, mi manca la redstone. Per una volta ho ragione. Ho trovato anche altri lapis, altra redstone. Allora, vediamo un po' se mi ricordo. No. Mi sa che già sto sbagliando, ragazzi, eh. C'è uno che sta sotto? Ma come? Ma io sto craftando un elicottero qua. Cos'è? Sì, ma bisogna vedere un attimo se c'è anche un altro crafting table, un attimo ragazzi, perché questo qua io non posso ogni volta. No, soltanto questo. Convinto che ci fosse l'altro crafting table che praticamente ci consentiva di chiuderlo senza perdere la roba, senza lanciarlo ogni volta in giro, quindi se ci dimenticavamo qualcosa lasciavamo la roba dentro il crafting. Però non c'è. Allora, reactor. Stavo craftando veramente un elicottero.
Sì, possiamo fare un reactor solo senza che ne facciamo 2 o 3. Un reactor. Eh sì, un pistone, sì, un reactor, ma che sono cretino. Poi cosa che ci serviva? Questi 2 cazzilli che abbiamo messo a cucinare. Comodo, qua mi giro da una parte, dall'altra, su già tutto pronto. Se li faccio qua, mi dà lo stesso. Bene. Allora. Tac. Tac. Tac e tac e tic tac, perfetto. Reactor, perfetto. Ora il reactor per funzionare ha bisogno di un diciamo non disco, un sì, chiamiamolo disco, adesso vi faccio vedere. Comunque abbiamo bisogno dell'imprinter, che è una specie di stampante e imprint, bisogna fare l'imprint e l'imprinter. L'imprint va dentro il reactor. Praticamente nell'imprint è scritto quello che deve spostare. Invece l'imprinter è la macchina che consente di scrivere i file, l'imprint, ecco. Allora, l'imprinter non ha bisogno di energia elettrica e si crafta. Allora, bisogna andare a prendere delle Inksack, se già non ce le abbiamo perché mi ricordo di averle prese. Una Inksack, altri 4 di steel, porca vacca e porca vacca ancora. Porca vacca ancora, perché ci servono 3 legni e io ne ho uno solo. 3, 2 soltanto. Sì, sticky piston si può fare tranquillamente. Bisogna fare subito lo steel. Ferro, ferro, ferro. One, two. One, no, uno. Basta. E non devo farne. C'ho un lingotto. Diventano 3. Ne servono 4. Quindi ce la prendiamo. No, stavo dicendo una parolaccia. Tanto andiamo a prendere un po' di legnaia. Ci dà un cubo solo di legno, ci sarebbe poi l'albero, lo vengo a battere io. Allora, qua è squagliato tutto? Sì, cos'è squagliato che non hai messo niente a squagliare? Porca vacca, varca, 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 varca. Uno, due, tre. Adesso lo schiaffiamo dentro la chest e io devo fare altre chest perché qua si sta riempiendo tutto. Inksacco, una cosa che ci va bene, una cosa che ci va bene, una cosa che ci va bene, 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 bene. Bene. Allora. Poi devo fare un altro crate per metterci sti cobblestone qua che sono andate in miniera, mi sono riempito di cobblestone. Cobble, 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 cobble. Oh, mi stiro. Ferro da stiro. Bene, allora. Squaglia? Ok, bravo. Facciamo sti altri 4 cazzilli. No, quanti ne devo fare? Sì, 4. Porca vacca, mai finisco tutto il coal. Andare di nuovo in miniera. Ok, allora. Ah, poi ragazzi, vi devo portare in miniera. Non so se già ve l'ho detto, che vi devo far vedere delle cosette. Allora, poi intanto vediamo un pochettino come si fa l'imprint. Ah, quindi bisogna andare a prendere delle canne. Delle canne e un altro Inksack. Bene, andiamo. Già che è giorno. Io poi voglio girare da là. Vediamo un pochettino. Ehi, sono Speedy il pollo. Tatatara taratara taratara tatara. E te fai una brutta fine, mi sa. Tanto grossi, poi non ti attaccano neanche. Già me l'ha lasciato. Grazie, si è cagata addosso. Oh, scusate la parolaccia, ragazzi. Allora.
Sì, vabbè, non penso che se demolisco queste canne qua poi non ne trovo più. Stai a vedere. E fu così che Angelo non trovò. Ah. Sì, vabbè, per chi non lo sapesse io mi chiamo. Ho detto Angelo. Per chi non lo sapesse io mi chiamo Angelo. Piacere a tutti ragazzi, sono Angelo, vi sto stringendo la mia mano sudata a tutti quanti. Ok. Io voglio fare un giro. Stai a vedere che veramente non trovo più canne in giro, ragazzi, eh? Sì che bastano solo queste, però dico per poi piantarle. Vada da qualche parte, ci saranno, vado a fare un giro qua. Qua me ne vado già giù. Ah sì, già ragazzi, ve l'ho già fatto vedere il canyon che ho trovato sottoterra. Sì, sottoterra, lì vicino a casa mia. Ciao, sono Speedy il pollo. Oh, ehi, come fa? Non lo so. Comunque, in qualche maniera fa. Nella casetta. Allora. Perfetto, Inksack ne abbiamo. Cazzilli ne abbiamo. Tre fogli. Non ne serve uno. Para 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 para. Vediamo un po' se mi ricordo. Allora, ta. Ta. E starata. No. Ah, fammi vedere come si faceva. Stai a vedere che ho fatto qualche cavolata. Ah, Linksack 2. Come siete pignoli. Allora. Bene, abbiamo un imprint. Un imprint. Allora. Adesso bisogna fare uno sticky piston. Sì, pistone. Ferro. Tanto bene che lo squagliavo il coso di ferro. Porca vacca, ma porca vacca. Questo qua. Questo qua. 1, 2, 3, place a torch. Sì, niente. Allora. Voilà. Adesso bisogna prendere una pallina di moccio verde. Dove me lo metto? Metto qua l'alberello. Voilà. Ciao. Pallina di moccio verde. Voilà, 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 voilà. E già mi sono dimenticato come si fa. Allora, 1, 2, 3. Cazzilli, cazzilli. Perfetto. Aspetta, già mi sono dimenticato di nuovo. Ma, ma che testa c'ho oggi? 1, 2, 3, 4. Perfetto. Ok. Andiamo giù, adesso abbiamo tutto quello che ci serve. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, ma io qua mi sono perso delle pedane, sicuro, chissà dove le ho messe. Vabbè. Sì, le ho messe su, se non sbaglio, sì. Mettiamo questi qua che girano. Ta-ta-ta. Ta-ta-ra. Perfetto. Qua ci schiaffiamo un'altra pedana. Rullo, come volete chiamarlo voi. Qua ci schiaffiamo uno di questi, un manipulator e una cassa. Adesso craftare altre casse, no. Ma sì, possiamo anche mettere questa cassa qui come vabbè. Allora. Allora, ci vuole un altro. No, ma già l'ho finito. Devo andare a prendere altra. Altri rulli, dovrei averli qua. Eccoli qui. Casse qua non è che per caso ne abbiamo. Se ne accorgo.
cosa, no? Facciamola una al volo, tanto poi ci servono. Una cassa on the fly. Al volo. Allora, andiamo giù. Appena appena riesco a metterci una cassa. Perfetto, micro impianto. Adesso mettiamo qui il reactor. Perfetto, questa è la posizione corretta. Che con questo pezzo di panettone di legno, di qua. E per alimentarsi ha bisogno di cavi elettrici. E mi sa che non ci arriviamo con i cavi elettrici. 1, 2, 3 e 4. Se ci arriviamo proprio di culo. Vuol dire culo? Perfetto. Ha dato già 40 tutto questo. Io sapevo che dovevo mangiare quella bistecca. Allora, io o sono cretino o sono cretino. Perfetto. Di qua ce ne vogliono 1, 2, 3 e 4. Allora teoricamente è già alimentato da questo. Cioè, perché se questo, se io da qua prendo la corrente e alimenta qua, significa che se io apro qua, si alimenta anche questo qua. Qua, 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 qua. Va bene, proviamo al limite e poi facciamo due o tre cavi così vediamo un po' cosa fare. Allora, schiaffiamo l'imprinter qui a muzzo. Questa è l'imprinter, la stampante. Tranquilli, non si inceppa e non finisci i colori. Allora, cliccando col tasto destro nell'imprinter, non ricordo cosa serve questa riga qua di sotto e non l'ho mai capito, però quello in particolare che ci serve più di tutto, più di tutti, capire come funziona. Mi ricordo, però sto pensando se dirvi una cosa o no, perché qua se non sbaglio, se non erro, si può mettere, ma non sto tutto quando facendo in teoria. Se nel caso fosse giusto, nelle altre puntate avremo modo di scoprirlo e ve lo farò vedere. Scusatemi, ero ingolfato. Allora, qua teoricamente, ma proprio teoricamente, fate finta che non lo dico, si potrebbe mettere qualcosa, ad esempio, che ne so, un piccone. Si studia il crafting del piccone e praticamente dovremmo avere un imprint. Degli elementi che ha bisogno il piccone, quindi magari si sposta tutti gli elementi del piccone, quindi ad esempio due bastoncini e tre cose di cobblestone, tre blocchi di cobblestone. Ma qua fate finta che non ho detto niente, per il momento useremo solo e soltanto questa riga, che è quella principale. Cosa ci serve il tutto? Allora, sì, cosa ci serve il tutto? Allora, facciamo finta che noi adesso vogliamo prendere, no, facciamo finta. Allora, noi adesso vogliamo che sul nostro rullo tutto quello che scorre vada, tutto quello che scorre che esce da qua, da questa cassa e arriva qui, tutto quello che scorre se ne deve andare in questa cassa. Solo la cobblestone deve andare in quest'altra cassa. Come fare questo? Andiamo nell'imprinter, mettiamo il dischetto, adesso non so se l'ha messo qua o qua, ma vediamo subito, e mettiamo la cobble. Voilà. Noi abbiamo un dischetto, attenzione ragazzi, come lo prendete non potete più ripulirlo, potete soltanto aggiungerci della roba. Allora, ci passiamo sopra, dice cobblestone, significa che questo imprint 4350 lì cos'è? Questo imprint, sì, 4350 dovrebbe essere l'ID, sì, 4350 dovrebbe essere l'ID, vabbè, non lo so. In questo imprint c'è segnata solo la cobblestone. Prendiamo. La cobblestone ovviamente ce la ridà perché non lo mettere dentro il CD, dentro sto foglietto. Andiamo sul reactor, tasto destro e ci appare cobblestone quando ci avviciniamo. Significa che questo reactor è impostato con la cobblestone. Allora, quindi se noi adesso mettiamo un po' di roba qua dentro, quindi ad esempio noi mettiamo 1, 2, 3 di terra. 2 di coble, 1 di terra, 1 di coble, pelle, conveyor belt, tutto qua, e poi di nuovo coble o ossa,
Dai, quello che volete. Adesso mettiamo una leva qui perché ci serve per tirare fuori la roba. Ah, quando è spento, no, ma vediamo un po', corrente, come stiamo qua? 3,99, perfetto. Abbiamo un bel impianto qua UPS che boh, pompa bene. Poi vi faccio vedere come collegare le batterie nella prossima puntata. Comunque, stavo dicendo, io attacco la do corrente qui, tac. Vedete? Voilà! Se ne va tutto. Adesso, se non ci sono stati intoppi, quindi la corrente abbiamo detto che, quindi questo qua se la prende tranquillamente dai conveyor belt, ma sapete anche se nel caso in cui non ci dovesse arrivare la corrente, se li prende tranquillamente da questi tre slot di fianco, o da questi tre buchini di fianco, uno, due. Vabbè, questo qua non è un buco, comunque lo prendo anche da qua. Vediamo un po' se non ci sono stati intoppi. Perfetto, qua non ci sono stati intoppi, quindi tutto quello che abbiamo messo è entrato in questa cassa e solo la coble è entrato in questa. Nel frattempo, con nostra felicità, prende fuoco tutto. E niente, e questo qua è come funziona il funzionamento base. Se non siamo contenti, premiamo col tasto destro, ci ridà l'imprint, ovviamente con la coble perché non viene pulito. E lo rimettiamo nell'imprinter e diciamo non vogliamo che solo la cobblestone prenda. Allora possiamo fare, diciamo, vogliamo prendere la cobblestone e la grave. Mettiamo gravel. E passiamo sopra cobblestone e grave. Io adesso ve lo faccio vedere lo stesso, anche se non c'è bisogno, però mettiamo il CD gravel cobblestone, ci schiaffiamo dentro un po' di cobble, non importa ragazzi l'ordine, eh? Io adesso lo sto mettendo così a muso, un po' di terra, un po' di coble, voglio farlo inceppare, vediamo un po' se ce la facciamo. Vediamo un po' se la facciamo a farla inceppare. Bene, facciamo partire tutto. Perfetto. Prendiamo. Perfetto, qua tutta la terra e il resto. E qua la grave e la coble. Bene. Quindi abbiamo capito come funziona il funzionamento base del reactor. Poi, vabbè, ognuno ci può mettere delle liste, non so se c'è del limite, comunque non credo che ci sia del limite. Abbiamo capito come smistare i vari componenti sui convoyer belt, o convoy belt, non so, vabbè. E questo qua è davvero molto utile, soprattutto se vogliamo dividere nelle casse minerali da cobblestone, altra roba. Non so se possiamo utilizzare lo stesso sistema dell'altra puntata per mettere addirittura già i minerali nell'enrichment chamber e quindi farli già fare il dust e magari farlo anche sciogliere, magari fare due sistemi come l'altra volta. È tutto da provare. Comunque, mano a mano, adesso questa qua è, diciamo, questa è stata una micro guida sull'assembly line. Poi dopo, nella prossima puntata, ricominciamo a giocare tranquillamente come abbiamo sempre fatto, perché questo qua è stato più una guida. E quindi mano a mano, quando andremo avanti, scopriremo a cosa ci servono magari altri tipi di impianti, come funzionano meglio, se ci sono dei bug e via dicendo. E come provate adesso sembra che non si sia impallata, quindi magari non si impalla neanche dopo, però vedremo. Quindi qua gravel cobblestone e adesso vi faccio vedere cosa ho trovato giù. Chissà come si sentono i fischi nel microfono, devo sentirli, nei video devo sentirli. Beh, qua già vi ho fatto vedere, quindi ci andremo già nelle altre puntate, ci andremo tranquillamente. Magari, come dicevo l'altra volta che mi avevate chiesto delle puntate dove andavo a minare, magari possiamo andare a vedere nelle puntate normali le miniere come sono, ad occhio, così alla veloce, e poi dopo andarle a ripulire negli episodi de Mine Day, perché ormai mi sono deciso che li volevo chiamare Mine Day, Mine Day,
E quindi magari faremo così, prima ne andiamo a esplorare così a tutti quanti in pubblico. Ecco, sentite, c'è uno slime. Dov'è? Io qua l'avevo trovato l'altra volta. Secondo me è laggiù. Vabbè, dicevo, nelle puntate normali come queste qua le faremo magari andiamo soltanto a esplorare e Mind Day andiamo proprio a ripulirle. Wow! Mocciolo, vini qua! Stronzo, non mi ha dato niente. Qua c'è anche uno zombie da qualche parte. Bene, questo qua è il canale che avevo fatto vedere l'altra volta dove abbiamo trovato il diamante. Guardate cosa ho fatto, sono andato avanti, 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 avanti. Ho detto adesso mi fermo alla terza torcia, ma sentivo. E ho trovato. C'è uno stronzo. Vieni qua, vieni. Cazzata. No, più che altro perché c'è la lava e non voglio farci. Dai, fate ammazzare subito. Voilà. Ho trovato questa piccola miniera piccola, non lo so, questo è lo zolfo di cui vi parlavo prima, ero sempre in cerca di redstone, l'ho trovata. Qua c'è un casino di lava, quindi qua quest'acqua è veramente pericolosa. Adesso ci andiamo a finire sopra, qua ci andiamo giù di sotto. Possiamo fare anche un portale, ragazzi, mi sono già dimenticato che c'era l'inferno io. Possiamo fare anche un portale. E di qua sembra abbastanza grande come miniera. Possiamo andare a esplorare. Adesso vi piazzo una torcia perché voi magari vedete più scuro. Sembra abbastanza grande, quindi possiamo esplorarlo. Mi sto ripetendo le cose 80 volte. Qua ci metto il blocco come prima, così almeno i mob non mi entrano nella miniera. E adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Piccone in mano. Qua ho scavato un po' di più. Sempre per lo stesso motivo, perché sentivo lava. Ta-ta-da! Ho trovato un'altra miniera. E questa è piena veramente di zolfo. Vedete, su di là sembra che si vada da un'altra zona di lava perché si vede della luce. Di lì, guardate come cado nella lava. Lì si andrà da qualche altra parte. Comunque abbiamo trovato delle belle miniere, ragazzi, che possiamo andare tranquillamente ad esplorare insieme. C'è un casino di zolfo e niente, possiamo dare un'esplorata così, poi andiamo a scavare come vi dicevo nei Mine Day e via, perché sono veramente carine. E ok, torniamo lì. Ah, e dobbiamo fare anche i binari perché veramente ci servono, che sennò qua ci stiamo 2 ore ogni volta a camminare. Qua già sto facendo un piccolo ufficio con la crafting table, poi ci metterò una cassa o qualcosa e vedremo un po' di automatizzare tutto quanto perché così ogni volta, sennò io ho sempre l'inventario pieno. Niente ragazzi, io vi ringrazio per la visualizzazione, mi scuso se vi ho annoiato e se vi piace il video mi raccomando mettete mi piace, se non mi piace non mettete non mi piace, non lo mettete che non serve a niente. No vabbè, sto scherzando. E mi raccomando commentate nei video se avete consigli perché sono tutti ben accetti e come notate sono tutti quanti letti e risposti quando è possibile. E vi ringrazio ancora per la visualizzazione, per la visione o come volete che dica, non lo so. Da Mr. Tyke per questa dodicesima puntata, tredicesima, mi sono sbagliato anche l'altra volta nella scorsa puntata. Per questa tredicesima puntata è tutto quanto. Per l'Assembly 9 anche adesso sembra che sia conclusa, poi andremo avanti. E ciao a tutti, ragazzi!